loro. Io da etero tendenzialmente mi iscriverei un OnlyFans di una donna. Ah, boh, questo cioè, non è mi iscrivo a logico, quello di insomma. Petrucci. No. Che pubblica le foto, sai, piedi sulla chitarra. Sì. Del barbe lunghissime. Il musicista che avanza presenta Live Therapy, il primo podcast dal vivo che indaga sulla vita dei musicisti nell'era dell'internet. Ideato e condotto da Frank Martino. Salve, io sono Frank Martino, questo è Live Therapy in una nuova location, incredibile. Ringraziamo Ilaria e Paolo di Be Ancient Be Cool che ci ospitano qua a Vicenza da oggi, possiamo dire da oggi, non da so oggi. Fino a quando, ci cacceranno presto, però al momento oggi è qua. Abbiamo... Io ho detto chi sono, sì. Ok, sono Frank Martino, musicista e amministratore della pagina social Il Musicista che Avanza, che è una pagina che a volte fa ridere, a volte propone questi contenuti. Che non e si... fa arrabbiare la gente. No, poco. La gente non capisce quello che faccio, quindi non si arrabbiano. Non ti sfilano proprio. Tu come stai? Abbiamo qua con noi Paolo Grillo, amministratore della pagina Giovanni Allevi. Come stai, Paolo? Sono un po' stanco oggi, insomma, sul treno. Che è successo? Venendo qua, ho provato a dormire, c'era un coatto romano a fianco a me, tutto tatuato, che parlava al telefono, guardava i video di TikTok, scorreva le storie. E comunque, come era vestito questo? Era vestito... Un po' coatto, cioè, tipo di quelli che mettono l'idea di tipo di quelli che mettono quelle foto su... sui social, le foto di gruppo, le foto con i tatuaggi, con i bicipiti. Con la bandiera italiana. Con la bandiera italiana, esatto. Un po' un fascio. Tipo. Sì, è tipo il fascio alert, lo chiamano questa cosa. E che? Fascio alert è tipo... che è? Come lo spiego? C'è un modo per identificare il fascio, sì, dai social? Sì, coatto alert, fascio alert, chiamano come vuoi. Però sì, dai social, sì, dall'immagine del profilo. No? Cioè tu vedi l'immagine di uno e capisci se è un mezzo fascio. Sì, si capisce, cioè, tipo, come può essere? Cioè... Ma sì, la bandiera italiana l'hai detto tu, sì. Oppure addirittura i colori italiani che fanno da filigrana, no? Sì. Oppure che la foto col gruppo di amici. Ah, gli amici è fascio, cioè se io metto la foto... Sì, un po' queste cose, no? C'è senso d'appartenenza, cioè questa cosa, un po' la Amici gay e fascio. Amici gay? Cioè se io metto una mia foto con amici che sono palesemente gay. Oddio, così mi spiazzi. Non lo so. Non lo so. Hai detto con gli amici, non lo so. No, però in generale, cioè quelli che mettono la foto col gruppo di amici oppure con la squadra, che ne so, squadra di calcio. Squadra di calcio. Squadra di calcio tipo la Lazio e fascio. La Lazio e fascio, quello sì, però la Roma no. C'entra questo è un altro discorso. Ah, ok. No, quello a prescindere, vabbè, sì, sì. No, la squadra dove giocano, no? Che mettono la foto degli amici oppure la foto col la foto in posa anche quella. Una cosa foto in posa e fascio. Sì, foto in posa, per esempio, che ne so, foto col così. Col busto del duce dietro. Sì, quello sì, no. No, però tipo che ne so, anche col Colosseo, no? Okay. Con la classica foto con il soggetto, cioè c'è un'opera d'arte con te sul soggetto, fascio alert. Quindi una qualsiasi foto in posa con soggetto? Secondo me sì. Ma se il soggetto fosse tipo la statua di Che Guevara? Oddio, anche qua mi metti in difficoltà. No, adesso capendo. Oddio, non lo so, stato di Che Guevara, non lo so. Non è facile. Forse quelli che vogliono far credere che non lo sono, ma in realtà lo sono. Interessante. È pericolo. Non lo so. Vabbè, vabbè, facciamo, cominciamo. Partiamo. No, potremmo, è che è un argomento interessante. No. Sì, vabbè, introduciamo l'ospite del giorno. Introduciamo l'ospite del giorno. L'ospite del giorno. Ira Green, che Ira poi Green. Appunto Ira, secondo te per cosa sta? Io l'ho invitata soltanto per capire come chiama. Cazzo si chiama, sì, perché poi così con gli amici quando mi dicono Ira Green dico il nome suo, sì. No? come i turnisti. Ah, Ira, insomma. Certo, devi dire il nome di battesimo. Sì, non so secondo me, quale, però. Allora, facciamo un toto nome. Dai, vai, te, uno l'avevi detto Arianna. Arianna, perché Arianna. Ira, Ari. Sì. Tu hai detto anche Palmira. Palmira. Palmira, no, l'avevo detto, forse non ero serissimo. No, non eri tu. Ok. No, me ne era venuto in mente un altro, però forse Irene? Irene, vabbè, adesso glielo chiediamo. Non lo so.
Vabbè, facciamo un applauso a Ira Green, dai. Un applauso un po' così sommesso. Salve. Le tecniche. Salve. Salve Ira. Salve. Come sta? Bene. Possiamo darci del tu. Se senti, sì, vorrei il voi maestate, spero, parente. Il plurale. Sì. Come stai? Beh, bene, seduta. Seduta, sì. Sei comoda su questa sedia? Sì, gira troppo. Hai visto? Volevo rompere un po' col cazzo, capito? Vabbè, vabbè, trovare cose. Un cambio, eh. No, è bellissimo. Voi un cuscino, ne abbiamo tanti, guarda. La prossima volta sedie meno girevoli per l'ospite, sì, di Live Terra. Sì, meno okay. Girevoli. Comunque per la cronaca mi chiamo Antonio. Cioè, non avete azzeccato niente. Sì. Antonio. Sì. Bello. Giusto. Ci sta. No, no, ci sta. Ira Antonio. Antonio Verdi. Antonio Verde. Verde, no, giusto. Verdi, che no, è Greens. Antonio dirò quando mi diranno. Cosa con Ira Green? Ah, Antonio. Con bello Antonio. Questo fatto che stiamo mantenendo questi microfoni, è tipo presentatore di piazza. No, ma la parte bassa. Ecco, mi raccomando, no, ma è una cosa fatta per me perché così poi riesco ad avere. Ah, non come le cantanti, segnale, tipo così. No, infatti, no. Così. Beh, dipende anche. Beh, quello è un po' ambiguo, però facciamo finta che non ho fatto nulla. No, questa poi la tagliamo. Questa parte perché peraltro Ira, i tuoi c'erano dei fan di Ira prima sì. Che sono i primi fan che arrivano, conoscono l'artista e se ne vanno. Non... Ciao, oddio. Cioè, sì, hanno sì, portato no. Dei doni. Sì, hanno portato dei doni. Un po' come i Re Magi. Mi hanno portato un ovetto di Pasqua. Perché no, non ci posso credere. No, perché io sono andato. Sì, via, sì, ti giuro. Sì, 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 sono spariti tutti e due. Abbiamo proprio. Guarda, è proprio lì avanti. Cioè, se sì, guardi, sì, mi hanno portato un uovo di Pasqua. Allora, l'uovo di Pasqua, sì. Poi mi hanno portato le vignette. Sì, il libro delle vignette del Vicenza Calcio. In dialetto, però. Altro, che quindi in dialetto, non quindi comprenderai. Vabbè, farò una ricerca, datemi delle possibilità. Va bene, no, no, ci sta. Detto da un siciliano e un romano, scusate. No, no, giusto, sì, sì. Si può imparare. Va bene, allora. Insegnerà qualcuno. Ira Green. Invece c'era l'altro che era venuto pensando che fosse l'altro che era venuto la serata. Pensando, mi ha detto ma non canta Paranoid. E io ho detto no, no. Cioè, anche volendo non saprei qui. Però scusa, dove. Non ce l'avevi una chitarra, salla dietro. La potevamo suonare, cantava, lui quello ristava tutto. Dovevi la dire sera. Sì. Sono rimasto così un avevamo po' folgorato. Avevamo un cliente in più, una persona in più. Abbiamo perso l'ennesima. Non si può richiamare, non c'era il numero. No, di no, di no. Solito non dispenso numeri di telefono. No, però, a te non ti ha dato un bigliettino. Ma non, no, che è la scuola. Ti vuoi mettere con me sì o no? Cioè, no. Ho sbagliato ad andare via. Se andavo 5 minuti è andata così. Niente. Vabbè, diciamo, allora, Ira Green, pseudonimo di Rosalina Cellammare. Esattamente. È il primo nome che mi è venuto. No, no, il nome non lo saprete mai. Ron sarebbe? Non lo so. Sì, sì. Ron Carter. Ron Carter. Ron Carter. Allora, cantante, strumentista. Sì. Okay, perché cantante, tasterista, cosa suona? Chitarra, idraulico. Bass, idraulico, se c'è bisogno. Sì. Ma qualsiasi cosa. Sì, sì. Nota ai più. Nota ai più? Nota no, ti sto seguendo. Partecipazione a X Factor. Ah! No, volevo dire a The Voice. Ok. Nel sì. 2015, vedi come ho studiato? Perché pensa che io di solito, appositamente, non so un cazzo degli ospiti, proprio perché voglio parlare come se non sapessi niente. Cioè, ci se sta. Mi documento troppo, poi alla fine che divento Barbara sta. L'urso che fa le domande a cui sa già la risposta. Vero. E questa volta, siccome somigli anche un po', se un po' adesso sì. Ti guardo. È sì. Che ho il cappello. Sì. Sì. No, è che questa volta, siccome sono stato male l'ultima settimana, è andata ancora peggio. Cioè, non ho proprio, non so niente di te. Fantastico. E quindi ancora meglio. Cioè, perché magari, potrò sai, inventare tutto. Per scrupolo, puoi dire qualsiasi cosa, io ci credo. Ecco, quindi, no, a parte gli scherzi, nota i più per la partecipazione a The Voice nel 2015. Peraltro, scherzi a parte, ho detto X Factor sbagliando veramente, non l'ho detto apposta, ma me ne sono proprio accorto. L'assurdo, sai qual è? Che io quell'edizione l'ho seguita. Perché una volta ma non, no, non era tra le prime in realtà. No, 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 penso comunque, sia la terza. Sì, comunque diciamo non era la 40.000esima. No. E io le prime le ho un po' seguite. Forse erano in Rai, sì.
Ma ora non all'inizio è più Rai. Ora è su Sky, se non sbaglio. No, no, all'inizio quando era su Sky. No, lo sai che mi hai creato, no, proprio un buco TV, temporale. Non ho mai dove avuto Sky. Sì, era sulla Rai sicuramente. E quindi sì, quando no, è X Factor è su Sky. Esatto, però ora non so, vabbè, non seguo più The Voice, quindi potrebbe essere ovunque. Però allora io un pochino lo seguivo anche abbastanza. Mi ricordo la tua esibizione in cui hai portato il pezzo di Jalis. La cosa che portavo Black Dog. Sì, Black Dog Zeppelin, delle, okay, Zeppelin. Me la ricordo ancora. Sì, sì. E c'ero cascato. No. I Jalis non li hanno presi veramente quando hanno portato. Sì, sì, infatti vennero. Sì, hanno partecipato. Sì, sì, hanno partecipato nell'anno in cui sì, sì. Ah, quell'anno lì era? Sì, sì, anche Paola e Chiara c'erano. E anche questa... Dennis Fantina. Dennis Fantina, Dennis, ragazzi, Fantina, amici, me lo ricordo. Paola e Chiara, scusami, hanno partecipato. C'era, no, c'era Line. Chiara. Ah sì? Non, non Paola, c'era Chiara. Sì, sì, sì. Ah, è perché se tu le vedi, è come il fatto, capito, degli occhiali 3D, no? Se non, sì, vedi rosso e verde, non li vedi bene. Ma era il quindi 2000... vedevi solo la bionda, cioè, ma chi è? Che era il 2015. 2015, l'ha detto lui prima, però tutto a posto. Vabbè, sì, vabbè, sì, guarda, se aspettiamo a lui, non è che la posso memoria seguire tutto. Cioè, certo, tra uno spritz e l'altro. Segui le cose più importanti. Sì, sì, le basic, insomma. Sì, ci sta. E dai, così una domanda così, perché sai, questo qui non è una, un'intervista, è una terapia di gruppo. Sì. Ok, quindi non adoro essere ti in terapia. Faccio la, no, ma la terapia è per me. Ah, cioè nel senso che io e lo che faccio, che sto venuto a far rivedere. No. Sai, è una cosa che faccio per me, per parlare così, ma non no, figurati se avessi la pretesa di faccio per me per parlare con qualcuno. Non ho la pretesa di fare la terapia all'ospite, cioè, figurati. No, però per partire da qualcosa, di solito si parte da una domanda. In questo caso è, di solito chiedo come hai iniziato, ma piuttosto di partire da come hai iniziato, com'è stata come l'esperienza è finito a X-Factor? Come è finito? Anche perché eri molto giovane. Grazie, credo. Questo è un complimento, no, sottinteso. No, lo sei tuttora, però sì, dico, no, era veramente. No, avevo 25 anni. 25 anni. E oggi ne ho male. Ok, te li porti benissimo. Sì, sì, non immaginavo quella questione. E, no, è stata sicuramente una cosa formativa. No, però non voglio dire la solita cazzata che dico solitamente. Sì, è stata realmente formativa perché inizi a vedere la musica in modo totalmente diverso. Se magari fin quando giri i locali, prima di essere in televisione, hai una tolleranza molto minima, la televisione amplifica la tua tolleranza verso quelli che per esempio ti si avvicinano e dicono ma mi fai la gara, capito, queste cose così, inizi ad acquietarti, a riuscire ad avere a che fare con più persone, più personalità. Ok. Quindi ha aiutato tantissimo. Ma tu sei arrivata lì che già avevi comunque già tanti anni di live? Sì, okay. Io avevo 15 anni quando ho fatto la mia prima band. Ok, però poi iniziate 10 anni di esperienza, insomma. Sì, abbastanza, sì. In varie band, perché poi in alcune suonavo, in alcune cantavo, una volta il basso, una volta la chitarra, quindi mi dividevo tra le varie band che... Hai sempre fatto rock o hai fatto anche le grandi marchette come tutti noi esseri umani normali? Non so, ero molto idealista, cioè nel senso lo sono ancora in realtà, psychedelic rock, alternative rock, magari qualche tributo, ma andavo a finire su Lenny Kravitz, quindi non mi allontanavo mai troppo dal genere di partenza. Quindi... E questo ti ha causato non pochi, sì, problemi. Mamma mia. Sì, no, sì, problemi che potete vedere anche in questo momento, in questo istante, cioè. No, ma dico, al di là del fatto sì, no, di questo, no, ma nel senso che magari, soprattutto per una cantante, se all'inizio ti vai a fare il repertorio pop 360, sicuramente lavori parecchio, no? Sì. Questa cosa non l'hai mai fatta, no? Non sei mai andata a fare le marchettone in piazza, no, a fare, no, il ballo, mamma mia, di Simone. Quelle cose sulle mani! No. Beh, cioè, non ce la faccio. Non hai mai fatto la cantante da sagra? No, come diciamo. No, you. Cioè, vi voglio bene. Ma te l'hanno mai proposto e hai detto di no? Come? Ah, sì, okay, che me l'hanno proposto. Però come mi hanno proposto di diventare praticamente la sosia
Oddio, perché ho un vuoto di memoria? Gianna Nannini, okay. Una casa discografica che mi ha proposto un progetto fantastico, però eri praticamente la copia di Gianna Nannini. Dichiaratamente? Dichiaratamente, okay. Assolutamente, cioè si vedeva proprio il tipo di canzone. Oppure... No, proprio okay. Progetto a sé che avesse quell'indole là, quindi a un certo punto ho detto, non so, proprio quelle cose quando alla vacapo ciucce si perde acqua e sapone. Okay. Cioè, nel senso, non puoi provare a convincere qualcuno che ha già delle idee. E io rifiutai perché dissi: no, non ce la faccio. Cioè, essere la copia di qualcun altro mi questo sta ovviamente cazzo. Dopo X Factor, dopo The Voice, dopo Ligabue. Okay. Aspetta, che ci arriviamo. No, dico dopo The Voice, ovviamente. Sì. Ok, e non è difficile, però, dire di no a questa cosa. Sicuramente è difficile, però sai cos'è? Sì, non avevi forse difficile. Dirò il più grande luogo comune della vai, vita dell'essere umano. Però la vita è una, se tu inizi ad adattarti a dei pattern, a delle cose che già esistono, non cambi niente. Non fai quella svirgolata che permette per altre persone di diventare una sorta di affluente di staccarti come ramo da quello che è una cosa che tutti quanti seguono. Sì. E io onestamente se devo morire da un giorno all'altro, un momento all'altro, lo faccio in modo felice, perché ho fatto sempre le scelte in modo da potermi sempre guardare allo specchio senza dover dire avrei potuto fare così, no, avrei dovuto fare così, no. Per me va bene il percorso che ho fatto, che ho scelto e che continuo a fare. Ok, ma come sei brava, no. Sì, un gesto di ribellione ci stava qua. Qua montiamo poi gli applausi. Sì. Siamo anche una chitarra rotta stile Maneskin, per cortesia. Ah, quindi è stile Maneskin la chitarra. Sì, allora adesso non è più Kurt Cobain, capito? Ah, stile Maneskin. Vabbè, no, ci sta, ormai. Mi sento male solo ad averlo detto questo fatto. Ma come... Perché sei arrivata a The Voice? Cioè, come hai pensato? Cioè, dopo tanti anni di live, a un certo punto hai detto: Massimi, gioco questa carta? No, non ho mai rincorso tipo la fama, okay, anzi, non ero per niente persona da telecamera, da stare lì a parlare. Non spiccicavo mezza frase senza essere torturata prima. Però ho sempre fatto a un certo punto una serie di provini. Ho detto: vabbè, vediamo. Perché vedevo un sacco di cani. Sì, puoi dirlo. Detto in modo spontaneo. Andare in televisione, essere acclamati, capito? E tu dici, ma questo veramente sì? Serio? Ah, ho capito. Vabbè, fammi provare, fammi un'esperienza. Perché così l'ho vista, come un'esperienza che poteva darmi una concezione diversa del lavoro che io volevo fare. Quindi ho detto, fammi provare. E sono andato ai provini. Ai provini io mi sono presentato con un jeans e una maglietta, un jeans rotto, ma rotto perché si era rotto, cioè, okay. Capito? Quelle cose non che uno vuole fare l'alternativa, okay. Si era rotto, un paio di giorni prima si era scassato tutto. Sono andata là, tutti quanti a fare quelle cose, sai, esercizi, le cantanti specialmente, quelle cose così, e io stavo entrando nella camera dove stavano tutti quanti a provare con la persona che mi aveva accompagnato, che era una mia amica, con un caffè corretto con la sambuca. Quindi, successivamente si era fatto tardi, quindi era pranzo, e quindi io sono tornata con una birra in mano, mentre tutti quanti non avevano mangiato perché non potevano esibirsi dopo aver mangiato. Certo. No! E allora, insomma, certo. Ho fatto la prima esibizione, poi mi hanno fatto fare gli altri provini. Quanti provini sono? Giusto. Io non mi fido di queste persone. Che non di me? Che non vogliono mangiare prima di cantare. Di esistono, purtroppo sono tra noi, che ma fa? Io non mi fido. Ma nemmeno io. Cioè, non mi fido di chi non mangia davanti a te, quelli là che fanno... Ah no, ragazzi, mangiate voi. E poi magari si nascondono nel mangiare qualcosa perché dà fastidio. Perché i trombettisti la fanno questa cosa. Sì. Che non mangiano... Ma hanno sempre qualcosa in bocca, io capito? No, non mangio prima di suonare. Ma perché? Cioè, per le eruttazioni. Sì, ho capito. Cioè, però, dai. Vabbè, ma pure a me vengono, solo che faccio. Non mi fido. Vabbè. Sì, ci sta. Hai mai studiato canto?
Mi è piaciuto questa pausa tra studiato e canto. Devo dire la verità, è stata bella, è stata emozionante. Io non mi fido neanche di quelli che hanno studiato canto. Infatti non ho studiato. Allora andiamo da sei un talento puro. Come? Come la cocaina. No. Non ho, ma volutamente, perché mi hanno portato, mi ricordo, una delle band di cui facevo parte mi portò da un insegnante di canto perché volevano che io addomesticassi in qualche modo la voce, perché dicevano: se tu continui così la voce ti scende prima o poi. Non è così. No, però, no, nel senso che ho imparato sì a gestire le cose, però a modo mio. Da sola? Sì. Sì. E vabbè, ma cavolo, capisci se stai usando in qualche modo, quando tu fai una nota sulla chitarra, capisci se è stonata? Sì, sì. Beh, penso di sì, no? Però la voce, in realtà, a parte gli scherzi, cioè per come la usi tu, Me ne accorgerò, no? Nel senso, lo so se a un certo punto c'è tanta gente che ha perso, cioè... Sì, ma se a un certo punto sento che spingendo brucia o sento che non ce la faccio, significa che là c'è un problema. Io sto usando in modo errato la voce. E penso che sei riuscita da sola a gestirti, non è così, sì, ovvio. Ma ancora adesso adesso sono in studio continuo, perché comunque è uno strumento, perché tu dopo che hai imparato quello che dovevi imparare sulla chitarra, tu sul basso, che hai fatto? Tutto. Basso e t'apposta, arrivederci. Imparato sul basso, basso non è che si impara, il mica si la Michelin che potrebbe fare tranquillo, cioè, il basso si prova e poi si diventa altro. Contento. Il bassista è un chitarrista mancato. Basso tutti, cioè, nel senso, Puri. Sì. Ma suoni anche il basso? Suono anche il basso. Vabbè, quello sì, dici sì. Di default. Basso. Devo dire, ho registrato un basso, una traccia di basso per lei sul terzo disco, il terzo. Terzo. Di Ira, che ancora non ho saputo come si chiama. Antonio, ha detto. Di Antonio. Antonio. Everaldo. Di Everaldo. E lei mi aveva mandato la traccia di basso suonata da lei. E ho detto, vabbè. Andava bene. Andava bene. Cioè, perché l'ho dovuto risuonare io? Però... voleva il nome, perché voleva il nome, sì, non sono sì. Un nome altisonante. Volevo quella cosa, capito? Di apre le strade. Lei voleva, sì, perché Giovanni Allevi. Per dire, c'è Giovanni Allevi, lo scambiano per il pianista. Finito, cioè, capito? Vinto. Secondo vinto me, tu. Sì, sotto è tutta è così. Una serie di cose. Sì, sì, ci sta. Però in realtà lo suona benissimo il basso. Meno male, detto da lui. Capito, se era per quello che ci vuole, dice. Era scordato in re, se era un 5 corde, non lo sapeva. E poi di queste cose Riccardo non so nemmeno di cosa stai parlando. Se ne parla dopo. Sa queste cose. È suonato lui? No. No. Non sapeva niente. Scordato in re. Capito? In re. Cioè, per me il re è il re, cioè quello con la corona. Quello, il re, quello degli scacchi. Bravo. Quello che catturare. Quindi tu non sai niente di musica. No, certo, zero. Bellissimo. Cioè, è come se tu parlassi il cinese mandarino, capito? Okay. Solo che per me il mandarino è quello che si mangia. Giusto. Quindi totalmente avulsa. Non era, anzi io ammiro molto. No, vabbè, so qualcosa. Dici, se c'è uno spartito capisci che musica. Cioè, no, non esagerando. Se no. C'è il pentagramma con le note, dici, quella è no, se mi dici il sol, so qual è, per esempio. Okay. Io avevo dei dubbi sulla parte di basso, quindi poi gli scrivo: senti, ma il sol, la battuta 4. E io faccio visualizzato. Tutti in napoletano, non capivo un cazzo. Sì. No, capito, faccio visualizzato, le due spunte blu, arrivederci, è stato un piacere di pazzi. Mi piace questa cosa. Questo rapporto sincero. Ma mi insultava a The Voice. Come è stata questa cosa? Cioè, lì e là, figurati, c'era uno scambio molto equo, nel senso che c'erano molte persone che non erano per niente, tra virgolette, studiate. Okay. E ti volevano insegnare. Quindi... Okay. Ma tra i coach dici? Sì. Tra quelli famosi o quelli meno famosi? Perché se il coach no, meno non lo famoso. So, immagino che dietro che Piero Pelù abbia dei sotto micro coach. Sì, no? C'era il vocal coach e il coach. Ah, ok. Però dei sottoposti. Sì, ma era Pelù viene una volta sola e poi tutti gli altri saranno lì a seguirvi. Non sì, so come funziona. Gli altri invece lavorano raccogliendo del riso, capito? Esatto. nelle risaie, sì, caricando sì, i camion, è il camion adesso. No, ma a parte gli scherzi, com'è stata, come dal punto di vista
cioè, gestionale la faccenda. Cioè, tu sei arrivata là, ok, hai fatto il provino, mi ricordo che si sono girati tutti. Sì. È vera quella cosa lì o è tutto preparato? No, quello è vero. Ti sale l'ansia fino a quando non sale sul palco. Ah. Io prima di salire sul palco, ricordo che stavo per svenire, tanto per cambiare, e ho detto, non ce la posso fare, mo gli dico che non lo faccio. Okay. Fu la prima volta e dissi no, non ce la faccio. Perché ti mettono in questa camera dove praticamente è quasi buio e tu puoi vedere l'altra esibizione prima di te. L'altra esibizione prima di me, la ragazza era stata scartata. Oh, non è che era malissimo, cioè dici, ah, mamma mia, no. Era bravina, quindi cioè, se la cavava, aveva comunque una... Allora tu vedi una persona che viene eliminata prima di te, che ti stai per esibire, quindi inizi ad andare in ansia, però là ti dici one shot e o la va o la spacca, perché tanto è inutile che ho fatto tutto questo percorso per poi tirarmi indietro. Prima di arrivare alle blind quanti provini avevi fatto? Tre. Ah, quindi già tre. Tanti. Sì, sì, sì. No, erano diversi con diverse persone, tra l'altro, e ti dovevi preparare praticamente una scaletta, un repertorio intero, cioè, perché tu dovevi fare 10 brani, 5 in italiano, 5 in inglese. Tutti i brani classici da Marchetta, tipo Natural Woman... No. Roba là, no. No, ho sentito veramente le grandi Marchette, Ain't No Sunshine 66. Sì, sì, quelle cose là. No, in realtà ho scelto tutti i pezzi che piacevano a me, quindi certi meno. Ti ho portato 10 pezzi scelti da te. Sì, sì. Ah, ok. Ho portato The Man in the Box degli Alice in Chains. No, sono rimasti un poco spaesati, effettivamente. Già sentire Alice in Chains per loro era troppo. No, non dire queste cose. No, però era bello perché ti preparavi in modo diverso, perché ti mettevi alla prova su vari generi, perché io ho portato anche canzoni italiane dove praticamente ero totalmente assente, perché non ho mai cantato in italiano fino a quando non sono arrivata là. Non ho mai scritto in italiano, ho sempre scritto in inglese, quindi non ero pronta a quel tipo di musica. Però è stata un'esperienza che mi ha formato anche in quello. Perché se in inglese puoi fare Watch Wari e a Wana Gana e nessuno se ne rende conto, in italiano non puoi insomma fare delle sbiascicate o che dei pezzi italiani hai fatto poi? Ma no, non mi fa pensare, ho portato Laura Pausini. No, sto scherzando. No, però un pezzo di Elisa. Questo sicuramente me lo ricordo. Durante il nei provini precedenti alla trasmissione. No, ho portato Black Dog, poi mi hanno fatto fare Back in Black, quindi sono stata abbastanza fortunata. Paranoid, di italiani mi hanno fatto fare proprio Gianna Nannini, mi fecero fare I Maschi. Okay. E poi mi hanno proposto una cosa che io volevo morire. I maschi. No, e poi mi hanno proposto di fare Vasco Rossi. No, bello, Vasco Rossi, quale Vasco Rossi? Cosa di Vasco? Vita spericolata. Ah, vabbè. Volevo morire in quel giorno, però vabbè, non puoi dire nulla, nel senso sono canzoni che hanno fatto la storia italiana, quindi sei contento in qualche modo che ti hanno dato un brano che non sia sciocco. E poi i brani li decide comunque, li decideva Pelù. Tu dai una lista di papabili, io so fare questo, e io di tutta la lista di artisti che riuscivo a fare e del genere a cui mi appoggiavo, e poi si sceglieva di conseguenza. C'è stato ovviamente chi ha ricevuto brani che non voleva e se li è fatti cambiare, però io onestamente, arrivato a un certo punto, ho detto, vabbè, ma non mi fanno schifo, cioè, forse non c'ho Smoke on the Water, lasciami sei. No, ma perché è una cosa proprio, un odio che ho sempre avuto per quel pezzo, perché fa sempre la stessa struttura, sempre la stessa, come Paranoid, d'altronde, però Paranoid la cambiamo un poco, okay. Smoke on the Water un poco meno, però ho detto, beh, è un altro pezzo che sta nella storia del rock, va benissimo, ok, ci sta. E niente, poi siamo arrivati alle semifinali
Sei arrivato alle semifinali, sì. E lì ti hanno fatto fuori. Sì, con una pistola. Sì, ma col voto del pubblico, com'è che funziona lì? Non mi lo sai che mo mi metti in seria difficoltà? Era sì, il voto del pubblico 50-50, perché la penultima volta venni salvata direttamente da Piero Pelù. Mentre quella volta lui non poteva far altro che dire io do la mia preferenza e dire la sua preferenza a me, però il televoto era più alto della preferenza, quindi automaticamente Trughieri in semifinale contro Roberta Carrese. Che non mi ricordo chi sia, mi spiace. E vabbè, questo spiega tutto. No, no. Finale chi c'era? Contro chi ha giocato? Non ha fatto niente poi questa. Contro chi ha giocato? Tu hai fatto la finale del terzo o quarto posto, quindi. No. Del secondo posto. Hai fatto la finale del secondo. Del secondo posto del Team Pelù. Ah, ok. Capito? Hai fatto una finalina. Una finalina. Sì, una pre-finalina, sì. Esatto. No, no, arrivando in semifinale poi ci sono stati. Oh, ma facite. No, no, se... niente, non devi dire. Però scusa, se uno arriva in semifinale, poi esce, non può fare la finale per il secondo, cioè il secondo posto lo vince chi perde la finale. No, è comunque una semifinale quella là. Okay. Sono semifinali per squadre. E capito? Poi fanno la finale. E poi sono semifinale per squadre e poi c'è la finale. Chi arriva primo di ogni team fa la finale. Vabbè, chi ha vinto quell'anno? Curto, Fabio Curto, che è nato, l'elettorice nato che dice chi è? Cutro. No, è Curto. Voglio, evidentemente sono piaciuti di più all'audience. Vabbè, no, ci sta. Cioè, che fa adesso questo Curto? Che è una bella domanda, video telefono, vediamo. Secondo me è candidato da qualche parte. Ti immagini, cioè, vota Curto. Qui la politica no. Okay, no. Devo riaccendere. No, non è a Vicenza, no. Continua, io guardo Curto. No, la mia domanda era, sì, prima di finire a parlare di costumi. Ma quello è lui che mi distrae con queste domande. Com'è Piero Pelù? Cioè, ma che domanda è? Nel senso, com'è Piero Pelù? Come mentore? Ah, come mentore? No, che pensavi? Come, fisicamente, vabbè. Allora, sai quante ragazze come hanno fatto? L'uomo. Madonna, com'è Piero Pelù? Così, alto, tieni i capelli, gli occhi. Ok, a parte questo. Dico. No, come mentore io ti posso dire che qualcosa me l'ha insegnata, nel senso... mi ha lasciato quel senso di spettacolo finale, tendeva a farmi chiudere ogni pezzo con le note alte, con la nota d'effetto che effettivamente ha il suo perché. Quando poi vai a comporre un brano tuo ti rendi conto che determinate cose vanno piazzate perché danno più spinta a un brano, quindi quello che è riuscito a insegnarmi io l'ho fatto mio e lo sto riportando tuttora nella vita di oggi. Però abbiamo visioni totalmente diverse per quanto riguarda la musica. Come sto parlando con voi, io parlavo con lui, nel senso che se tutti quanti leccavano il culo a chi aveva un nome là dentro, io semplicemente mi comportavo da persona educata, però sono abituata a pestare un po' i piedi delle persone con cui ho a che fare per capire se ci posso avere a che fare. Allora, siccome là si trattava di passare 3 mesi circa, 3 mesi con persone che non conoscevi, con persone dello spettacolo che fondamentalmente non conoscevi, perché noi viviamo in questa illusione che la persona dello spettacolo, perché ha un nome, noi la conosciamo, noi sappiamo esattamente come è fatto. No, quello è uno sconosciuto. Quindi è una persona come tante che ha i suoi difetti, solo che il pubblico non lo accetta, vede quelle persone come idoli e quindi non gli si può dire però questa cosa la dovevi evitare. Non è così. E onestamente non mi piace il suo modo di vedere la musica, di viverla e di proporla. Non ha una mentalità affine con la mia, quindi all'inizio ci trovavamo bene perché a questo punto devo pensare che i suoi comportamenti erano per le telecamere e quindi posso dire che con me è stato un padre. Perché è stato, si è comportato come un padre, mi ha dato un sacco di consigli, lo notavo che comunque c'era una preferenza
per il genere che facevo io, per come la portavo avanti io. Contentissima di questo, però poi mi sono resa conto che non si incontrano proprio le nostre strade a livello di mentalità musicale, quindi che ste. Ebbene sì. Non lo direi così, però evidentemente non conosco Piero Pelù. Vedi, perché magari è molto facile dire, no, ma non me lo immaginavo. No, immagini il personaggio in un certo modo e quindi... Non è che lo vedi in un certo modo, è che te lo fanno vedere in un certo modo quando tu stai in televisione e vedi le cose differentemente. Ora, io sono passata per l'antagonista di altre persone che erano all'interno del team Pelù. Perché? Perché ero quella più aggressiva. Allora Luca aggressivo, allora a un certo punto si facevano anche i meme sul fatto che io fossi una bulla, fossi così, fossi là. Sì, sono una bulla in me. No, vabbè, un poco sì, un poco mi divertiva. Però là ho capito di come fosse facile creare una parentesi su una persona senza conoscerla. Era molto facile perché giustamente nessuno ti conosce e tu crei una parentesi su una persona. Hai cambiato totalmente aspetto davanti, perché le persone, lo sai, guardano quello che tu gli proponi. Quindi... se la televisione ti fa vedere un aspetto negativo di qualcuno, tu vedrai sempre quello. Poi sì, magari non è così. No, tu quello che vedi dici, ah, ma questo è un bastardo. Ok. Capito? Questo è il senso. Già. Okay. Non indago. Salve signora. Non indago troppo su questa cosa. No, è proprio semplicemente non è che c'è da indagare. È così. È così. No, è proprio quando un giorno deciderai di andare proprio nei meandri della televisione, là ti rendi conto che è proprio facile manipolare l'immagine di qualcuno. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa tu? Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Salvatore. Basta, ha risposto. Sì. Però non lo so. Ma Igra, non vi piace? È così facile da ricordare. Sì, sì, sì. Bellino. Salvatore detta Ira. Salvatore detta Ira. Va bene, va bene. Se ci pensi, la R, la A ci stanno, manca la I. No, però a parte scherzo, cioè, comunque è questa cosa di Piero Pelù. Ci può pensare. No, questa cosa di Piero Pelù, secondo me è un po' è un po' automatico, secondo me, che una volta che uno entra in un certo giro debba per forza scendere a compromessi. Cioè magari Piero Pelù poteva anche essere la persona più pura, non ho detto che lo è, però è automatico che chi si trova in quel giro alla fine debba per forza contraddirsi, secondo me. Attenzione, io non sto dicendo che non esistono i compromessi esisteranno sempre, poi sta a te gestirli, perché tu puoi anche accettare un compromesso mantenendo la tua linea di pensiero tranquillamente, almeno questo è quello che penso io. Cioè tu puoi accettare una cosa che solitamente non accetteresti, ma alle tue condizioni. Questo secondo me è sacrosanto, almeno, ma per un fatto di non ti voglio nominare la dignità, perché non c'entra niente, non è rubare, non è ammazzare, quindi la dignità non c'entra niente con tutto questo, è spettacolo, tu devi dare quello che le persone vogliono in qualche modo, che è lo spettacolo, e va bene il compromesso, solo che... come ti ho detto, a livello di intesa, proposta e avanzamento musicale, no, per me stiamo proprio su due mondi opposti, e quindi non mi piace come gestisce. Sì, no, capisco quello che vuoi dire, però secondo me poi una volta che entra in quella mentalità anche di, appunto, di come si può dire, che si apprezzano certe cose nell'ambito della musica, alla fine uno è un po' condizionato nei giudizi, nella mentalità, in tutto quanto. Non so sì, è molto dire. Probabile questo, assolutamente, però sono sempre del parere che se non fai quella cosa che solitamente non viene fatta, cioè
non hai un comportamento che è diverso da quello che si aspetterebbe la persona che ti ha proposto quella cosa, le cose non cambiano mai, capito? Sì, rimane sempre, quello è il problema. Ma a proposito di compromessi, a te quanto è servito andare lì poi? Vabbè, ti fa una vetrina. Cioè, hai fatto proprio la svolta. No, è una vetrina, la svolta la fai quando riesci a toccare un pubblico alti, cioè quando inizi a riempire gli stadi per la gente, là è la svolta. No, io dico sicuramente ti dà, capito? Invece di fare qualche gradino in più, te ne fa saltare qualcuno, sì, perché presenta il tuo nome in modo diverso. Parlando in termini tipo semplici, cioè tu prima di andare a X Factor facevi The Voice. The Voice. Madonna, scusa, perché continua a dire X Factor? No, lo so, guarda. Ma è stata colpa tua prima che hai detto quella roba. X-Factor, adesso X-Factor. Io continuerò a dire X Factor. Con Liga Pure. al posto, prima di fare The Voice, il tuo numero di concerti era tot, lo mettiamo. Finito lì è raddoppiato, cioè sì, com'è? Sì, 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 successivamente all'esperienza televisiva. Ma ci sono, fatto scusami, una cosa, ci sono dei vincoli su, cioè tipo finito per... lì tu non puoi fare che cosa? Che ah, okay. Che sì, sì. Certo. Che i soldi sono aumentati tantissimo. Però il vincolo di cui parliamo che fa parte del programma, quindi un anno più o meno, sei mesi a partire soltanto? Dalla fine, sei mesi? Ah, vabbè, non è male. Sei mesi, però sei mesi tu non puoi pubblicare roba tua. Sì, non puoi andare a fare la data al paretto, se vuoi. No, quella la puoi fare, non è quello il problema, okay. Non puoi uscire in televisione senza loro dietro, eccetera, eccetera. Cioè, quello che riguarda quel mondo là è relativo... Cioè deve essere relativo anche a loro, dovevi informare, se dovevi fare qualche intervista, eccetera, eccetera. Poi successivamente... sei mesi non è neanche troppo, voglio dire. È accettabile, devo dire. Cioè, non... cioè passano. Vabbè. È finito da lì il botto. Sì, bestemmione. Cose. Sì. Sei andata a domenica in... sì, assolutamente sì. È vero, sei andata a domenica in... No, ma vedi a me a domenica in... Non guardo la TV, ci aveva creduto. Sì, sì, ma dopo gli spritz che credi a tutto tu. Sei stata la Barbara X Factor. No, sono stata ad Amici. Amici, sì. No, a parte gli scherzi, quindi è cambiato parecchio o no? Secondo me sì, in qualche modo è cambiato perché le persone ti prestano più attenzione. Sanno chi sei, sì. Sì, hai detto una sacrosanta cosa, sanno chi sei, ovviamente ti prestano più attenzione. E successivamente abbiamo fatto il tour di presentazione per quello che era il primo album, che era Rebellion, e là ho fatto sia l'Italia che l'Europa. E comunque vedi un supporto diverso da parte delle persone, perché c'è chi ti segue ovviamente per la musica, quelli sono i passeggeri, nel senso che non ti aspettare mai che le persone che ti seguono per la TV ti verranno sempre appeso. No, ma non esiste, perché a un certo punto smettono di seguire perché non sei più in televisione, quindi c'è un'altra, quindi seguono quella. Però c'è chi invece poi si appassiona realmente a quello che tu vuoi fare della musica, e quelli rimangono, capito? Perché comunque nonostante tutto io ho scelto di fare questo come mestiere al 100%, e voi me lo potete dire ancora di più che non è facile farlo, perché ormai non puoi fare solo il musicista, solo il cantante, devi fare tutto. Devi fare il social media manager, devi imparare a suonare uno strumento, devi fare questo, devi fare i meme, devi fare i meme. Mamma mia, che ne parliamo a fare? Entriamo in questo argomento. Tu quando è che hai iniziato a occuparti anche di altro, cioè inteso anche di social, perché anche il modo in cui tu utilizzi la questa tua è pagina. Bella, questa è bella, sai perché? Ah. Perché io prima di The Voice avevo un Nokia 3310, quello là proprio a mattoncino, che era tremendo, quindi i social per me sono stati veramente qualcosa di tremendo,
Però con l'aiuto del mitico Marco Branca, mano a mano mi sono adattata al mondo. Questa scena è bellissima. I già sa la telecamera, veramente è fantastico. Onestamente è stato difficile all'inizio, però adesso riesco abbastanza a tenere testa. È uscito TikTok, vai, mettiamoci pure su TikTok. Quando è che hai iniziato comunque con Instagram? Con Instagram dopo Facebook, quindi stiamo parlando tutto intorno al 2016. Sì, 2016. Un anno dopo, quindi perché subito, loro ovviamente la prima cosa che ti dicono è non c'hai Instagram, no, ti devi fare Instagram, non c'hai Twitter, mettiti subito Twitter, sì, perché devi pubblicizzare. Nel 2016 non hai neanche Facebook. No, io, capito, appicciavo fuga che prete. Cercavo di fare, capito, le cose basilari col telefono, chiamare, SMS, quegli SMS, capito, con i punti per non sprecare quegli spazi. Sì, sì, questa sì, era la mia modalità social. Però più aspetta, punto uno spazio, sprechi sempre un carattere. No, un punto al posto dello spazio. No. No, è ovvero. Quanti no, stronzati. Si usavano le maiuscole. Ah, passo a prendere. Cioè io ho sprecato tutti quei messaggi, mannaggia Giuda. A niente. L'hai scoperto adesso. Bravo, vedi, esatto. E mo non posso tornare manco indietro nel tempo, porca niente. Maiala, no, mannaggia Giuda. Niente, ho bruciato tutto. Tutte le ricariche l'hai sprecato. San Mercard. Mamma mia. Cioè, il 2016 la San Mercard. La San Mercard, già finita 15 anni prima. Per colpa dei fantastico, punti. Fantastico, la San Mercard è un proprio ricordo. Una cosa nuova oggi. Però poi con i social mi sono adattata in qualche modo. Sì, sì, sì. Addirittura sulla mia pagina, cioè chi ti accusa che venga a fare? Vieni a contattare. C'ho anche un meme che è sul mio gruppo, cioè un gruppo che si chiama Quanto c'è Capishers, okay. Dove mi propongono dei meme. Io posso approvare o rifiutare o lasciarli là. Questo l'ho lasciato. Ma è quello che aspetta che mi hai mandato. Che parla di lei che fa? Che siccome ha OnlyFans, lei viene sulla mia pagina per ma scusa, non aveva la San Mercard fino all'altro giorno. Hai capito? Quella è l'evoluzione. San Mercard e OnlyFans. Praticamente poi dopo infatti che qua non prendono idea, qui se volete esco fuori. Sì, dopo, sì, no, vabbè, no, sta no, fingendo vabbè. Per non fare la ricerca. No, poi possiamo anche metterlo in post. Posso metterlo in impressione. Sì. Comunque, che praticamente diceva che lei commenta sulla mia pagina per attirare attenzione su di sé. Sì. Perché lei commenta molto spesso sulla mia pagina, okay, se lo devo dire. Ok. Questo è un modo gentile, capito, per dire questa caga il cazzo. No, figurati, per me è tutti tutta, soldi, è tutta roba. Io faccio. No, però aspetta, io devo parlare di OnlyFans a questo punto. Siccome lei c'è poco da dire. Siccome OnlyFans, allora aveva commentare sulla pagina Giovanni Allevi per avere visibilità. Ok, e attirare tutta una cosa tipo che poi non ha cioè sì, lei va a commentare su chiunque potremmo fare questo discorso. Sì, lei va a commentare sulle pagine, okay, così la gente vede. Invece chi fa il meme per comunicare questa cosa non cerca attenzione, no? No. Cioè tutti quelli che commentano cerca attenzione e manco ci fai soldi. Manco ci fai soldi, due volte. Bravo, veramente. Vabbè, quindi insomma, dai. Posso cercare. Come ci sei arrivata a OnlyFans? Ma per puro egocentrismo. Cioè no, sono un narciso. Ma è una roba recente OnlyFans, post pandemia. Sì, più o meno sì. No, niente di che, sono foto provocative, ragazzi. Niente di, mi piace provocare, sono sempre stata così. Scusami, è un aspetto che mi piace mostrare di me. Sì. Proprio per, si può dire, per far schiattare, nel senso, per avere nel pugno la sensazione di desiderio di qualcun altro. Allora, giustamente, dicono, ah, ma bella guaglione, penso. Ma, interessante, ma io siccome non ho idea di OnlyFans, cioè so il concetto, ma no. No, sa il concetto, giuro. Ma non sei iscritto. No, a parte gli scherzi, non ho mai usufruito. A parte gli scherzi, non so che iscritto a 7 canali. Solo perché non c'è una lira. Scoprirete sul mio telefono tipo 8 account.
dopo la morte vedrete che... No, in realtà so che funziona, che tu fai una, è tipo il Patreon, è tipo un Patreon praticamente, che però funziona solamente con contenuti a sfondo sessuale. Cioè se io mi apro la mia pagina di esercizi, no, di in realtà no, è nato così. Ci puoi anche mettere i meme, penso. Sì, sì, è nato così. In realtà è nato come modo per dare le ricette a persone tipo comuni da chef importanti. Okay. All'inizio c'erano degli chef che dicevano: ok ragazzi, voi volete questa ricetta? Mettete una tip e io in privato vi spiegherò tutti i passaggi della ricetta. Ok. Poi è arrivato il genio. Sì. Mettete il mio pene. Io metto i piedi e voi posate i e poi è nato. Ci stanno ragazze che molte ragazze lo utilizzano con contenuti espliciti sessuali. Che è una scelta, non si può condannare, ragazzi, ognuno fa il cazzo che gli pare del proprio corpo, della propria mente, quindi va bene tutto. E questa cosa è stata criticata a livello che ci fu addirittura una sorta di petizione per chiudere OnlyFans perché era ormai solo a sfondo sessuale, quando poi non è proprio vero, perché ci stanno tantissimi canali, solo che ovviamente pur di demonizzare chi fa una scelta diversa da quella che è canonica, ah merda, cioè, che, sempre la solita storia italiana, insomma. Oddio, no, italiana, giusto per fare degli esempi per chi non sa, sì. Poi per esempio le faccio l'esempio, metti tipo un solo tuo trascritto, lo metti con le tab e poi su OnlyFans ci metti anche tipo le legature, i bending, tutti gli attributi, metti tutto, diciamo, con l'effetto sfumato, così vaffanculo non vedono nemmeno i tasti. Giusto. E quindi non possono eseguirla come cosa. No, era il mio esempio, era più pratico, cioè io mi iscrivo al tuo canale. Pago, so che lo farai. Con l'account Fasul Rosalino c'è la esatto. Chi sarà mai? Ron Carter. Mi iscrivo, pago tipo quanto? 20 euro al mese? No, si può dire? No, magari non si può dire. 30 euro al mese. Dollari in dollari. Okay. E c'è un fisso, quindi. Cioè io pago, c'è una fisso, pubblicazione al giorno. Sì. Ok, no. Hai risposto anche a questo, no, ma volevo capire. Cioè io posso pagare un fisso. Cioè certo. C'è solamente una tipologia di abbonamento che ti dà accesso a tutto. Sì. Non c'è vari tipi. Tipo, no, credo, contratto base. No, è un'iscrizione. È un'iscrizione dove praticamente ci stanno delle. E ogni giorno io ricevo una foto. Non le ricevi, è cioè, pubblicata. La vai a vedere. Te la vai a vedere, bravo. Se vuoi, okay. Se no, vuoi. Te tieni 10 arretrate. Però volete sapere la cosa che fondamentalmente io ritengo. Da un lato triste, da un lato mi rincuora perché mi fa pensare che un po' di empatia esiste ancora. Un po' di te, ma con me stai parlando di OnlyFans, parli di empatia. No, vai. Però la verità è che molte persone si sono iscritte per parlare. Perché si sentono isolate, perché non riescono a conversare. Sì, ok, si guardano sicuramente anche le fotografie, però poi ti scrivono: lo sai che mi è successa questa cosa? Perché magari nessuno li sta a sentire. Per me questa è una cosa triste, perché non triste loro, triste il fatto che nessuno magari si può mai preoccupare dei problemi di determinate persone, magari anche parenti, anche persone vicine, che non ti stanno a sentire e tu ti ritrovi mestamente a parlare comunque con una sconosciuta e ti senti più protetto in questo modo. È una cosa che onestamente da un lato mi fa piacere perché vedo persone reali, vedi una realtà che è molto nascosta oggi nel 2023, che è l'isolare le persone, perché esiste ancora questa cosa tremenda di una sorta di bullismo 2.0, dove praticamente tu allontani chi è strano, chi è diverso, chi è così. E molte persone si sono iscritte anche per parlare. Vabbè, e tu devi, cioè non è come scriverti su Instagram, lì devi rispondere per forza. Per forza, siamo in danno lager. No, però, cioè, però ovviamente, esatto, esattamente. Io pago, magari. Scusami, tu paghi per il mio tempo. Okay. Io a quel punto io te ne dedico. Certo. Capito?
hai bisogno di parlare, quello è il problema. Cioè, e non con sufficienza del cazzo come se stessi parlando. Certo. Anzi, ma... volentieri, perché mi dispiace magari vedere un sentimento di tristezza di qualcun altro. Ma e ho due domande. Scusa, è un discorso interessantissimo. Allora, prima è età media di questi. Ah, non ho un'idea. Non sai niente. No. No, tu leggi solo Rosalino c'è la mare. Se Rosalino c'è la mare che stasera si iscriverà. Ok. E altra domanda, che aspetta, me la sono dimenticata. Porca miseria. No, ah, ecco, cioè si sfogano su problemi personali o comunque robe che riguardano te in qualche modo. No, personali, cioè, principalmente. Proprio tu non c'entri niente. No, vabbè, ovviamente loro nutrono anche una stima, non è sì, che stanno no, là. Ho capito. Oh! Però se io mi iscrivo su OnlyFans, magari. No, è ovvio, no, tu capito, dici, cioè... oh, scusa, ma tu pubblichi delle foto e certamente, ovvio, loro però hanno anche l'istinto di parlare, anche di chiedermi come sono come persona, cosa penso di determinate cose. Ok. Quindi mi ritrovo onestamente bene a parlare con persone che tra l'altro sono tutti straeducati. Ok, anche questo è interessante. Sì, cioè, comunque, nessuno si è mai permesso di essere né stalker né niente, zero. Sono tutte persone straeducate e ne sono... Ah? È vero, su Facebook stanno più stalker, è molto vera certo. Questa cosa, sì. Vabbè, ma perché sì, su Facebook sono, cioè, raccoglie popolare. È anche perché non pagano, secondo me, è vero. È gratis scrive, ciao, parola ciao, come niente. Stai? Ciao bella, come stai? Sì. Paradossalmente comunque ciao, se io ciao. Pago, sono buongiorno. Interessato a lei in qualche modo, per forza, cioè altrimenti non pagherei. Se quindi paghi comunque, sei interessato. È chiaro che se le scrivo... da utente premium, ma magari anche interessato, diciamo che senso di ammirazione, magari sì, no? In generale, anche, essere in qualsiasi anche, cosa sì. Interessato a qualsiasi cosa, che ore sono? Chi è? Ok, perfetto, no, guardo l'ora. Un'altra domanda? No, ma è interessante. No, cioè, ho bisogno di pensare per farti l'altra domanda perché ne avrei tante. Però, tipo, qual è il tuo cognome? Cazzo. Scusa, Antonio come? Antonio Green, Antonio Verdi, Barletta. Antonio Barletta. Antonio Barletta è bellissimo. Barletta, bellissimo. Cioè, creato. Io ormai credo a tutto, puoi dire qualsiasi. Va benissimo. No, invece è interessante questa. Io questa, onestamente, questa argomentazione che hai tirato fuori, perché questa è una terapia di gruppo. Per cui quando io sento che c'è gente che fa la terapia di gruppo. Cioè, no, scusa, cerca una sorta di terapia pagando su OnlyFans e cercando di sfogarsi con la persona per cui paga. Uh-huh. Per me è incredibile questa cosa. Cioè, sono rimasto. Vabbè, se ci pensi, allora ti faccio l'esempio. Tu hai detto che stimi Piero Pelù, ecco. Perlomeno lo stimavo fino a quando sono arrivata io. Allora, tu hai la possibilità di parlare con una persona che si è in mezzo alla piazza di un tuo problema gratis, oppure di pagare, facciamo un 20 euro, ok? 20 euro e dire il tuo problema a Piero Pelù che ti sta a sentire. No, cosa scegli? Non erano 30 sti euro. Ah, boh, l'hai svinta. Magari lui fa di più, non lo so. Facciamo un paragone ancora più vicino, perché Piero Pelù, è, a parte che comunque, ecco, non lo farei perché mi viene... Con Steve Vai. No, qualcuno per cui io possa avere senso che mi scriva all'OnlyFans. Ok. Perché non è la stessa cosa. Cioè, no, non penso a Petrucci. Cioè, mi piace no, Petrucci. Perlomeno, intanto penso a una donna magari. Perché ok. Non so se mi scrivo, no, perché io ancora ho questa visione forse patriarcale dell'OnlyFans inteso come luogo in cui le donne si spogliano. Infatti sono iscritte anche due donne, quindi no. Vabbè, no, ma questo, cioè, sono fatti loro. Io da etero tendenzialmente mi iscriverei un OnlyFans di una donna. Ah boh, questo, cioè, è non logico, mi quello di Petrucci. No. Che pubblica le foto, sai, i piedi sulla chitarra. Le barbe lunghissime. Onestamente, per quanto io sia fan anche dei Dream Theater, però penso a Peter.
Eternity. Per cui l'idea di una, che ne so, io mi iscrivo all'OnlyFans di una donna che mi piace, di un'attrice famosa, so. Jennifer Batten, ah no, di una che, ok, l'idea che poi io inizi a stalkerizzarla sui miei problemi personali, quello con la mia famiglia. Ma non è stalkerizzare, vabbè, quello che perché è cercare un tipo se... di quel tipo di rapporto là, mi sembra strano. E per cui io penso che venga fuori questa umanità repressa. Che lo strano è quello il problema, il fatto che si possa vedere strano che una persona si voglia aprire con qualcuno che stima a livello artistico, no, è mo a livello artistico tutto 360 gradi. No, perché scusa, non trovo sia strano. Di merda. Dico, uno che si iscrive a un OnlyFans ti stima a livello artistico? Anche. Ah, una, c'è un corrispettivo. Un sacco di volte, non sai quante volte non ho scritto. Allora, prima di tutto io ho contribuito al crowdfunding e non vedo l'ora che esca il tuo terzo album. Prima frase, okay, quindi capito? Ok. Non dico, da sta a me. Cioè, no, no, dico, beh, certo. Bello. Mi sta, ho ascoltato 7, lo sai, mi piace Superbia, mi piace Fuori Controllo. Quindi 7 quello di Ligabue, dico. Sì. Ah, ok. Sì, ovvio. Sì. Io, sì, ho fatto la cover, scusami, dell'album di Ligabue. Ok, ok, ho capito. Sì. Vabbè, però è bello in questo modo. Eh beh, sì, onestamente non si ammazza nessuno. No, 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 ma non è che anche il fatto di demonizzare ragazze che vogliono mostrarsi, non sto parlando necessariamente di porno, perché poi porno è un'altra categoria, ma mostrare un lato un po' di eros, essere provocante in qualche modo fa parte anche proprio dell'essere umano. La provocazione è un gioco. Quindi stare là a dire, ah, ma com'è, c'è l'elefante, ah no, allora mi sembra un po' antica magari come cosa, capito? Fare un ragionamento del genere. Sembra sempre che stiamo qualche passetto indietro di mentalità. E c'è gente che ti rompe le palle su questa cosa? Anche, mamma mia! Anche sulla mia pagina. Te l'ha detto lui prima. Su OnlyFans. No, no, sì, mi riferivo sul fazzo di OnlyFans. Come? Sì, lei abbia OnlyFans. Ah, okay, 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 sì, come? Sì, come? Perché appena l'hai detto, io sono entrato nella modalità. Appunto, c'è anche un meme che poi manderemo in sovraimpressione. Sì, quel famoso meme. Cioè, come se dicessero, tu hai ucciso una persona, non dovresti proprio parlare. Capito? Quelle cose così. Tu, OnlyFans, dovresti proprio. Ma come? Ma non ha senso questa cosa. Cioè, è proprio una cosa che non ha senso accusare qualcuno perché ha un profilo su un social dove si mostra perché si piace, allora è una chiave. Che cazzo che ti pare, giustamente. Esatto. Cioè, è quella la cosa che purtroppo poi è la malattia del web, no? Che uno sta sempre a giudicare quello che fanno gli altri. È principalmente ormai diventato questo. Tua, una cosa che tu fai come ti pare, a quanto ti pare, quella è la cosa che purtroppo capisco che fa male. Cioè, a me dà fastidio anche quelli che a volte traggono conclusioni sul mio, sulla mia pagina. Per esempio, mi scrivono perché tu non sei riuscito a fare nulla con la musica e quindi vendi tazzine e magliette. Come so avere una tazzina. Che non sa un cazzo proprio di quello che faccio io, eccetera. Quindi figurati poi quando alla fine non me ne frega nulla, però comunque è una cosa che dà fastidio, quindi mi immagino quando ci sono insinuazioni, cioè persone che ti scrivono, cerchi visibilità sulle pagine degli altri perché così poi puoi ottenere iscritti su OnlyFans e guadagnare. Cioè, mi immagino che la verità è che le persone ti diranno sempre qualcosa, qualsiasi cosa fai, che loro non fanno o che semplicemente accusano senza motivo, ci sarà sempre qualcosa. Ma loro hanno la loro opinione, gliela lascio esprimere fin quando non diventano offensivi. Se diventano offensivi, ciao ciao, blocco. Sì, arrivederci. Sto cominciando, non l'ho mai fatto, ma sto cominciando a farlo. Ma è una cosa che è propedeutica, cioè, aiuta tantissimo. No, a volte a me dà fastidio anche quando offendono altre persone sulla mia pagina. Cioè, dà fastidio quando guardo su
Proprio ieri, l'altro ieri è successo un episodio di razzismo su una partita di calcio, si sono scatenati, ovviamente accusando quello di colore di fare la vittima. Sono cose che comunque mi danno fastidio. Quindi non lo so, immagino che alla fine, quando poi vengono rivolte a te direttamente, queste cose ti hanno ancora più fastidio. Nel senso, capito, ormai l'ho visto fare talmente tante volte il fatto di accusare perché fai qualcosa che non è consono alla normalità delle cose, che non è binaria, che non sta in quel binario lì dove praticamente, ragazzi, la media di mortali comuni sa che si nasce, si trova una persona, ci si sposa, si fa il figlio, si lavora e si muore. Questo sa della vita. Io onestamente faccio qualsiasi cosa mi passa per la testa e che mi fa stare bene, mi fa stare tranquilla. Quindi qualsiasi cosa, scelta musicale, scelta di vita, non devo certo dar conto agli altri. Sì. Poi è normale, io se metto qualcosa su un social, tutti hanno diritto di dire qualcosa, purtroppo per fortuna, perché è come se tu lo dicessi fuori a una piazza. È la stessa cosa, è una piazza virtuale, ma è una piazza. Quindi tutti possono dire quello che pensano, fino a quando non diventano, insomma, eccessivi, fino a quando non iniziano ad imporre il loro pensiero sul tuo, là è un problema. C'è un problema di comunicazione che va fermato all'istante, perché è inutile che provi a parlare, non capiranno mai. Bisogna ovviamente, bisogna capire poi qual è questo limite. Che secondo me poi alla fine è soggettivo. Sì, sì, è perché soggettivo. Anche a me c'è un limite che mi infastidisce, cioè se mi fanno una battuta, poi c'è un limite che a un certo punto mi dà fastidio, a un certo punto mi incazzo. Sì, cioè, sì, ma è soggettivo. Poi quello, mi rendo conto anche che è soggettivo, quindi non posso dire nulla, però ci sono certe cose che obiettivamente sono... cominciano a offendere se diventano offensivi, ragazzi, chiunque, insomma, ma pure una persona in mezzo alla strada, se ti offende dici ma chi sei, scemo? Ovviamente là non puoi bloccarlo, però ti giri, te ne vai, ok, ciao, basta. Ma se non li usassi per lavoro, pensi che useresti i social in generale? Che opinioni hai dei in generale? Sono un bene e un male, nel senso che mi piace l'evoluzione della tecnologia oggi. Se avessi parlato con me 10 anni fa, ti avrei detto no, non ne voglio proprio sapere di uno schermo, di app, di... Però capisco, no, però anche... mi riferisco a questa cosa di condividere, no? Perché allora io penso che se tu lo fai per lavoro... Sì. È importante oggi farlo, usarli, e quindi bisogna un po' anche mettere in conto questa problematica, cioè devi imparare a utilizzare, devi imparare ad accettare le critiche dagli altri, eccetera eccetera. Però se tu fai altro nella vita, cioè tu sei impiegato al comune, non ho bisogno tutti i giorni di far vedere le mie foto, di far vedere quello che faccio nel quotidiano, le storie, la famiglia, non ho proprio bisogno di farlo, eppure lo fa la maggior parte della gente, sì, no? Ecco, tu lo faresti nel caso, te lo dico perché io penso che non lo farei, io se non facessi il musicista... Non no, idem, social, non vedo il motivo di questa cosa. Se no? Me la chiedi così, ti dico questo. No, perché io ho praticamente due profili. Quello là che io tecnicamente uso per sponsorizzare la pagina quando magari devo fare qualche evento e fare inviti, non pubblico niente più, nemmeno la roba della pagina, perché ci lavoro direttamente con la pagina, non riesco a pubblicare momenti di vita mia, ma non esiste. Però un profilo, scusami, Facebook o Instagram? Facebook, okay. E poi vabbè, la profilo Instagram. Instagram però, è quello ufficiale. Quello ufficiale, okay. Assolutamente. Okay. E però sì, non ti viene a pubblicare niente. Di mio sono molto riservata proprio sulle informazioni personali, sulle cose che non riguardano quello che faccio pubblicamente. Non voglio assolutamente, insomma, che si entri a cercare, a capire, a prendere confidenze, quindi cerco di essere, insomma, di differenziare le due cose. Sì. No, perché per me è un argomento tosto.
sì. Ormai si è perso totalmente il confine tra il personaggio pubblico e il e la vita privata. Privato. E ormai ci sono una quantità di utenti privati che hanno, che fanno una vita social da personaggio pubblico. Sì, sì. Tutti influencer. Ma no, ma al di là dell'influencer, pur non essendolo, perché sì, guarda, sì, finché ci lavori, per me va bene tutto. Cioè, se tu fai, cioè devi fare le storie al mare perché ti pagano, lo fai. Ok. Cioè, che devi fare? Ci sta. Ma, lì poi un giudizio mio che posso dire, ma che lavoro le merda. Vabbè, ma chi se ne frega, quello è un problema mio. Però ha un senso. Però quando vedo persone che nella vita fanno il medico, che ne so, cioè non hanno alcun bisogno, no? Di un'esposizione, è un'esposizione così di alto, ego, sì, pura, sì, quella cosa ego, là. Che appunto quando lo vedo fare da gente del genere, per esempio, un esempio assurdo che è venuto fuori in questo periodo sono i virologi, no? Ah, mamma mia! Cioè, che ma tu sei, ti trovi le foto di Bassetti su Instagram sullo yacht, che prima della pandemia nessuno sapeva chi era, non era importante. Cioè, adesso non era sullo yacht di non era importante che un virologo che lavora in ospedale avesse un profilo pubblico in cui fa vedere la sua vita privata. Sì. E quindi si è sfuggito totalmente di mano. No, a me ha fatto tanto ridere, no, questa cosa. Cioè, Bassetti che ti fa "stiamo arrivando" con gli occhiali da sole. Ma non è una cosa inerente alla pandemia o inerente a qualche informazione che sta comunicando? Suona quasi come una minaccia. Stiamo sì, arrivando, sì, 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 sì. Tipo domenica in vacanza, ma chi se ne frega, no. Eppure un milione di like, capito? Grande dottore. Dottore, dottore, sì, dottore, sì, sì, sì. E quindi dottore, secondo me poi questa gente fa un esempio, no? Per tutti gli altri medici, dico medici per dire nel loro suo caso, ma di persone, diciamo, che non hanno un profilo pubblico, mm-hmm, e che non sanno cosa vuol dire avere un profilo, perché avere un profilo pubblico è una rottura di coglioni e in gran parte, cioè comunque non è bello, cioè è bello se hai i soldi, ma se, a parte i soldi vabbè, è bello se vuoi comunicare al 100%, perché ovviamente adesso le persone sono abituate a un contatto diverso, cioè adesso se non hai un social, se prima c'era la casella postale, sì, in cui mandavi lettere, mandavi regali all'artista, adesso esistono i social che hanno accorciato le distanze in qualche modo, forse a volte questo è un problema, però non sempre, le persone si sentono comunque in qualche modo più vicine alla persona che stimano e supportano, mm-hmm, no? Sì. Sei sì, convinto? Sì, sì. No, no, questo è così, ne parlavamo anche l'altra volta, sì, 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 con Silvestrino, questo è così, no? Sì. Finché non c'erano i social, difficilmente incontravi un tuo fan al bar e il tuo fan diceva "pezzo de merda". Sì. Cioè adesso sui social, con telefono da 100 euro anche, ognuno ha la possibilità di dire "pezzo di merda". Cioè non è d'accordo, sì, sì, con una cosa. Ma infatti io non vedo l'ora che si possa entrare in un social con l'identità digitale. Così devi mettere praticamente i tuoi dati e voglia di passo. Beh, la voglia di fare così, il coglione. Così, insomma. Cioè, no, perché quanti profili fake, troll conosci? Che vengono a scrivere, sì, sì, però praticamente se mai penso che volessi fare la causa, volesse risalire. Io spero, non so se questa è una cosa che ho io in testa, spero che un giorno ci sia proprio la possibilità che chi offende sui social sia multato, cioè. In realtà esiste già questa possibilità, così, una cosa, però devi fare un processo, devi fare una denuncia, deve essere una, sì, cosa lunghissima, no, che io poi sogno deve che tipo esibire. Facebook quando firmi dice "guarda, se Facebook, se l'algoritmo di Facebook ritiene che tu stia insultando una persona, ti fa una multa di 2 euro e te li scala dalla, sì, PayPal". E cavolo, sì, non è male come idea. Ha senso. Forse sono matto io, cioè sicuro sono matto. No, invece io. È una bella idea. Io la brevetterei, sarebbe, guarda. Sarebbe figo, no? Perché no, così c'era. Uno ci pensa. Cioè, magari. No, quello sì. Ok, mi fai 2 euro di multa, però se insulto 20 persone al giorno, so 40 euro al giorno, quindi ci penso prima di. Sì, sì, sì. Ma è un'altra proposta che voglio secondo insultare me... lo insulto, ok, pago sì, 2 euro, sì, sì, contento di pagare. Ma... lo farei anch'io, cioè con la coscienza. Cioè, oggi ho preparato 2 euro per mandare a fanculo. Ma no, ma infatti una proposta che avevamo fatto era commenti a pagamento. Puoi commentare, paghi 20 centesimi. E su YouTube questa era, sì, fatta.
Sì, però se devi scrivere una cosa carina non ha senso che devi pagare. Certo, io lo farei più, più le penali. Quindi esatto, vuoi scrivere un commento negativo? Paga, capito? Più così funziona. È un algoritmo che riconosce che tu se sbaglia, sbaglia pazienza, paghi 2 euro, non è che ti arrestano, ti bloccano esatto, il profilo. Ci sta. Vabbè, ci sta. Io ci starei. Io farei questo progetto, lo porterei insomma. Il 10% il 10% vanno alla persona insultata, diventeremo ricchi. Wow, bellissimo. Cioè, io onestamente, io e te verremmo insultati continuamente, praticamente. No. Facciamo soldi, ha senso. Facciamo tipo un video insieme dove parliamo male dei Maneskin. No, dove parliamo male. Sbagliamo i congiuntivi. Esatto. Ma se io sarei... Mamma mia. E peggio di quelli che sbagliano i congiuntivi sono quelli che mettono i congiuntivi dove non ci vanno. Dove non ci stanno, cioè dove ci va l'indicativo. Tipo... Sì. Ho scoperto che tu sia un musicista. Ah, ok. Cioè, ho scoperto questo che è proprio sia un musicista. È un linguaggio proprio bellissimo. Arcano. Sì. Che fanno pure quanto ci capisco. Certo, uso pure il congiuntivo. Oh. Certo. Ma a proposito di cose, perché voglio prendere questo argomento. No, non c'entra un cazzo questo argomento. No, ma mi è venuto in mente di cose che non si possono dire. Della congiuntivite. No, perché prima stavi dicendo a tavola. Hai detto, questa la diciamo dopo. No, tu l'hai detto, la diciamo dopo, veramente. Ah, no, hai detto che non si poteva dire quella cosa. Quale? No, tu avevi, stava partendo... Non è quella, tranquilla. No, stava partendo un aneddoto. Ah, sì, sì. No, si può dire. Racconto, perché ora non mi ricordo più di che cos'era. Questo è sempre il fatto legato alla televisione che riesce a cambiare la tua immagine. Stavamo andando a fare le prove... dentro uno dei capannoni della Rai e quindi stavamo in fila tutti quanti. Adesso venivo costantemente disturbata da un artista del gruppo Pelù fino a quando simpaticamente, come no, solo che a me giravano i coglioni, non mi puoi rompere i coglioni e poi dire ma stiamo scherzando, non ha senso. Ora, se io ti avverto una volta, ti avverto due volte, la terza non ti avverto. Ho preso la persona suddetta per il collo e l'ho sbattuta dentro un cestino l'umido. No, su una di quelle belle serrande chiuse che quando sbatte boh, si sente tutto lo stabile. E guarda caso, proprio poco dietro di me c'era J-Ax che ha assistito alla scena. Questo artista che faceva, non ho capito. Rompeva i coglioni, scampettini, senso, schiaffettini. Cioè, che vuol dire? Cioè, le cose da bambini. Io stavo camminando, cioè, tranquillo. Non ho capito, lei perché faceva l'amicona. Esatto, pensava di essere amica. Quindi... Okay, non lo faceva per competizione. No. L'ultima cosa che farei è darmi gli schiaffi senza conoscermi. Okay. Praticamente assistendo a questa scena lui si girò verso la persona che era vicino a lui, che penso fosse uno degli autori, non lo so, e disse no, questa la raccontiamo in diretta. E io, oddio, madonna, ma che succede? Cazzo combinato? Ma questi praticamente, cioè, mi cacciano dal programma, perché questa è violenza, è proprio pura violenza. Cioè, pensavo proprio per il collo era sbattuta la serranda. Bam! sì. E fatto vuole che durante la serata lui a un certo punto racconta realmente quello che succede. Io bianca, yes. Sì, io porca puttana. Pensavo scherzasse, invece no, lui è andato a raccontare tranquillamente con fierezza di questa cosa. E mi girai un attimo, vidi 3-4 persone del pubblico. Quella faccia come dire, ma che hai fatto? Ma che schifo! Nel frattempo tra te e quest'altra concorrente, pace fatta, no? No, ma chi sa, cioè nel senso, io non ho mai instaurato rapporti di amicizia, non sono così stupida da pensare che in un programma televisivo siamo amici, cioè no, sì. Avevo già 25 anni, già avevo la mentalità e dicevo, ma
te chi ti vede più. Cioè, quindi non avevo questo fatto di amicizia. Ah, cara, non che mi bella, che bella questa. Sì, la spontaneità. E quindi niente, da là hanno iniziato un poco a montare il personaggio, come dire, Ira è una bulla, è una che mena, bravo. E da là, infatti, vestiti scuri, trucco strascuro, tacchi altissimi, praticamente si sono divertiti così. Vabbè, buon per voi! I prossimi presi per il collo saranno... No, infatti io sto attento. Sto a debita distanza. Pure, vabbè, no, ti faccio l'ultima domanda, che... Ultima domanda, come se fossimo a Maurizio Costanzo, riposa in pace. Riposa in pace. No, in realtà è l'unica domanda che faccio sempre a tutti, e quindi la devo fare. Sì. Io la so. Tu la sai già, cioè, potremmo anche non farla, però la facciamo perché ormai... Siamo qua ormai. Sì, no, dico, su 13 puntate l'ho fatta 12 volte, la farò anche 13 volte. Ci sta. Secondo te, nella riuscita di un... di quello che fai nella vita, nel tuo caso la musicista, cantante, quello che è musicista, no, cantante. No, vabbè, la l'artista cantante. Okay, ma può essere vale per qualsiasi anche cosa, per okay. Anche per il batterista, anche per il batterista. Allora, quanto conta il caso nel successo finale? Oh, madonna, che domanda. Puoi esprimerti anche in percentuale, anche a gesti, anche a gesti. Cioè, penso che è un 30% il caso, perché è una cosa molto rara. Cioè, questo è il mio parere, le cose le devi creare tu. Cioè, il caso è una cosa un po' strana. Per me il caso viene creato. Cioè, non è un caso che ti trovi davanti magari il più grande produttore del mondo. No, te lo vai a cercare, non lo trovi certo all'MD, capito? Sì, sì. Non vai da De Spar e trovi il produttore, il musicista, e dici: madonna, guarda che ho beccato. Forse capita con Renga all'Uscia, mi viene beccato. Alla Lidl. Però penso che il resto sia una, tra virgolette, molte virgolette, fortuna che ti crei tu, un qualcosa che devi cercare, non casca dal cielo, non esiste questa cosa, non è mai esistita. Se vai a scavare nel passato di ogni artista ci sta sempre un legame con qualcosa. Trovi foto di DiCaprio, Tom Cruise, Cruise. Sì. E Brad Pitt quando erano ragazzini. Scusami, è possibile che si conoscono già tutti qua? Quindi è raro, sembra complottista come discorso, però non esiste troppo il caso, no, che non esiste totalmente. No, ho capito. 30% del caso, il resto è il lavoro che devi fare tu. Perseveranza, pazienza e si va avanti. Sei ottimista, secondo me, tu. No, sono molto realista in realtà, non ottimista. Ah, però è positiva come risposta. Faccio il massimo con quello che ho. Questo è quello che ho deciso di fare nella vita. No, meno male, dai. Meno male. Perché di solito io dico che il caso conta poco. Anch'io dico. Sì, no, ma è bello perché abbiamo sempre risposte diverse. È il motivo per cui è interessante continuare a fare questa domanda. Sì, di solito sono più dalla parte mia. Sfigato! Finalmente qualcuno me ne vado. Dai. Invece, come sta andando il crowdfunding? Il crowdfunding l'abbiamo riaperto perché ci sono state persone, dei ritardatari che volevano partecipare. Mi hanno detto: ma c'è chiuso. Perché l'avevi io già volevo. Fatto tu? Io l'ho fatto per tutti e tre gli album. Anche là tanti insulti. Mamma mia, sì, certo, quelli è ovvio, perché stai rubando l'elemosina. Sempre la solita cosa che non si capisce, che crowdfunding è raccolta fondi, ma non è elemosina. Significa, io ho un progetto, sono una startup musicale tecnicamente, certo. Ok? Dico, io questo progetto voglio proporlo, voglio portarlo avanti, voglio che voi ne facciate parte, che siate i miei finanziatori per la mia idea, ok? E ovviamente hanno un prodotto in cambio, non è che io dopo dico: ragazzi, arrivederci, è stato un piacere, vado alle Maldive. Certo. No, io dopo già sto
lavorando anche prima della fine del crowdfunding, io già stavo lavorando all'album, e credimi, dietro un album, penso che lo sapete meglio di me, ci stanno talmente tante cose che esci pazzo, a cui lavorare, con cui metterti d'accordo, la produzione dei dischi, per chi lo richiede la produzione del vinile, perché c'è chi chiede il vinile, le magliette, tutte queste cose, comunque devi vederti da solo perché sei indipendente. E ci stanno persone che capiscono e dicono: fantastico, io voglio sentire quello che tu fai, voglio sentire il tuo messaggio, voglio sentire la tua musica, voglio sentire questo, questo e quell'altro. Ci stanno persone che purtroppo, e perdonami se lo dico, ma l'80% sono musicisti, mm-hmm, che ti vengono a scrivere: che schifo, ah, chiedi soldi alla gente per fare musica. No, sul 90%, l'80% sono musicisti che non lo vogliono fare per un idealismo assurdo. E comprerebbero comunque il disco. Esatto, quindi ti pagano in anticipo. È un pre-order, ragazzi, un pre-order è come dire: ok, io mi prenoto per quella copia. Questo è il crowdfunding, fondamentalmente questo, e ci stanno diverse possibilità per le quali supportare il progetto. Io onestamente sono contentissima perché questo è il terzo crowdfunding e ci stanno sempre sempre più persone che supportano il progetto, più persone che partecipano attivamente al progetto, e aumentano di volta in volta. E stavolta abbiamo superato il budget anche del secondo crowdfunding. Mm. Quindi persone che, come stavo dicendo, non sono riuscite a partecipare in tempo, abbiamo deciso di aprire per un'altra settimana il crowdfunding. Infatti sono ancora in tempo per partecipare e lo stanno facendo. E io onestamente nel 2023 sono contenta che ci siano ancora persone disposte, sì, a dare se stessi, perché quando qualcuno mette mano alla saccoccia e ti dà i soldi per produrre un disco, sta mettendo se stesso, perché chi ti dona 3 euro, 5 euro, come 100 euro, come 20 euro, come 100 euro, sta facendo un sacrificio in ugual modo, certo, perché certo, ognuno ha la sua realtà. Quindi io sono solo contenta di sono adesso 7.000 euro, mi sembra. Molti di più, 12.000, sì. 12.000, ah, ok. E un attimo, in tempo reale abbiamo la regia che in tempo vabbè, reale va a controllare. 12.177, era 10.000 l'obiettivo, quindi va bene, capisci? No, cioè, sono contenta. Un conto è poi mettere un like alla pagina, un conto è anche dare anche un euro. Sì, ragazzi, anche un euro, cioè, ma non esiste. Io mi ritengo fortunata perché cambiano i tempi, passano gli anni e cambiano anche le persone, l'approccio delle persone a quello che proponi. Quindi io sono contenta così, sono contenta per tutto quello che è stato fatto e verrà fatto, perché ovviamente tra l'altro io metterò i nomi di tutti coloro che hanno partecipato al crowdfunding sempre sul fondo del disco, come ho fatto precedentemente, come ho fatto anche con 7, sono i nomi di tutti, anche di chi ha messo un euro, sempre, ho sempre fatto questa cosa per rendere partecipi e dire: ma l'ho fatto anche io. Anche il nome del ragazzo che ti ha portato l'uovo di Pasqua. Sì, sì, sì. Primo Valente, grande amico, assolutamente sì. Va bene. Sì. C'è una signora che parla e noi con questa immagine con questa immagine noi ci salutiamo. Va bene. Una foto. Grazie. Sì. No, ma ragazzi, piacere. Grazie a voi. Io sì, io vorrei girare. No, sì, se ne accorta. Hanno capito che stava per succedere qualcosa di drammatico. Sì, se volevo comprare la lampada. Sì, secondo me sì. Gliela potremmo vendere, tanto non è nostra. Chi se ne frega, dopo ci andiamo. Andiamo, chi ci rivede più. 500 euro. Guarda, ma che è? La lampada di Aladino. Va bene, ragazzi. Grazie, Ira. Grazie a voi, ragazzi. Grazie, Paolo. È stato un piacere. E ci vedremo alla prossimissima puntata. Assolutamente sì. Ciao. E in anteprima vi faremo vedere l'OnlyFans di Giovanni Allevi. Sì, sì, perché avremo gli OnlyFans. Sì. Ok, vabbè, chiudiamo, dai. Ciao. Ciao. Ciao.